Ciao a tutti ed eccoci arrivati al nostro appuntamento musicale. Oggi parleremo di due grandi personalità dell'opera, il maestro Arturo Toscanini e il soprano americano Geraldine Farrar. Toscanini, celebre direttore d'orchestra, fu uno dei più acclamati musicisti tra la fine del 1800 e la prima metà del 1900. Iniziò la sua carriera musicale come violoncellista, ma ebbe ben presto una rapida ascesa come direttore d'orchestra, che lo portò a dirigere nei più grandi teatri del mondo. Ebbe un modo di accostarsi alla musica estremamente rigoroso, da molti definito addirittura religioso, tanta era la dedizione e la ricerca continua della perfezione. Famosa è la sua frase: «Nessuno sa qual è il massimo che può raggiungere», e rappresenta proprio il metodo di lavoro che il maestro tenne con orchestrali e con i cantanti, sempre alla continua ricerca della perfezione e quindi verso il raggiungimento del suo ideale musicale. Toscanini è legato ad un'altra figura molto importante per il teatro d'opera dell'epoca, ovvero Giulio Gatti Casazza. Siamo nel 1908 e Toscanini si trovava al Teatro alla Scala, dove lavorava assiduamente con Gatti Casazza, suo coetaneo, che ricopriva la nomina di direttore generale del teatro. Toscanini era già stato contattato nell'anno precedente dal Metropolitan, ma non aveva mai voluto accettare incarichi. Ora però le cose cambiano. Gatti Casazza viene infatti chiamato ad affiancare Dippel nella direzione del New York Metropolitan Opera e lui desidera che anche Toscanini lo segua. Infatti, negli anni passati assieme alla Scala avevano segnato un profondo cambiamento in quel teatro con rese qualitative altissime. Il maestro Toscanini accetta la direzione musicale della Compagnia del Metropolitan, assieme al direttore e compositore tedesco Gustav Mahler, divenendo poi alla sua morte, nel 1911, l'unico direttore musicale. Al suo arrivo nel suo nuovo incarico, incontrò una delle dive del teatro, Miss Geraldine Farrar. Il celebre soprano era già in carriera da 2 anni al Met ed assieme a Enrico Caruso fu una dei primi musicisti classici a raggiungere lo status di superstar. La diva aveva studiato canto a Boston, a New York, Parigi e Berlino e fu proprio lì che debuttò nel 1911 nel ruolo di Marguerite nel Faust di Gounod allo Staatsoper Unter den Linden. A questo debutto seguirono molte altre rappresentazioni in ruoli principali, tra cui il suo debutto al Metropolitan come Juliette in Romeo e Juliette di Gounod nel novembre 1906. La sua qualità artistica e la sua personalità l'avevano consacrata quale star, ovvero la stella del teatro. Il maestro e la diva iniziarono il loro percorso assieme in occasione della messa in scena di Madame Butterfly, dove la diva cantava Cho Cho San, il ruolo del titolo. La Farrar, donna dal forte temperamento, ormai abituata ad essere la star nella prima compagnia, era assolutamente certa di essere preparatissima ed assolutamente la migliore nella parte. Per questo, durante una prova rimase assolutamente sbalordita quando il maestro le fece presente che avrebbe dovuto seguire il suo tempo. Accadeva infatti molto spesso all'epoca che i cantanti principali scegliessero il tempo che più gradivano e sentivano consono per la propria voce e che i direttori seguissero il cantante assecondandone il desiderio. Toscanini però non era assolutamente disposto ad assecondare e sapeva esattamente cosa voleva ottenere. Il tempo da tenere non era cosa che potesse essere messa minimamente in discussione, neanche dalla diva. Immaginiamo la situazione. Lui vuole impostare il suo tempo. Lei vuole impostare il suo tempo. Nessuno dei due cede di una virgola. Miss Farrar, indispettita dall'insistenza della richiesta, disse: «Maestro, si ricordi che io sono una stella». Da qui troviamo varie colorite versioni di ciò che il maestro rispose. Prima versione:
Lui rispose, indicando se stesso. E lei si ricordi che quando il sole splende, le stelle non si vedono. Vediamo invece la seconda versione. La biografia di Toscanini di George Marek offre infatti un'alternativa. Geraldine, non mi risulta che ci siano stelle su questa terra. Le stelle sono in cielo. Qui siamo tutti artisti, buoni artisti e cattivi artisti. Lei è una cattiva artista. E poi una terza versione, che secondo lo studioso della storia del Met, Martin Mayer, questa fu invece la trascrizione dal New York Americans, un quotidiano locale. Le stelle sono tutte nei cieli, mademoiselle. Lei è solo una semplice artista e deve obbedire alla mia direzione. Qualsiasi versione sia stata quella reale, certo l'imbarazzo in sala doveva essere tangibile. Ma la diva non rimase zitta alla provocazione, rispondendo: il pubblico paga per vedere la mia faccia, non la sua schiena. E su questa risposta non ci sono versioni o fraintendimenti. Questo incidente accadde realmente, tanto che oltre ad essere riportato sul giornale locale, anche la diva lo descrisse nella sua seconda biografia. La situazione era diventata complicata e le tensioni durarono qualche settimana. Tuttavia, piano piano, misero da parte i loro contrasti e crearono musica assieme. Il maestro la gradì nel ruolo di Cho Cho San in Madame Butterfly, tant'è che quando un'altra grande cantante, Amy Destin, dovette cancellare le sue recite a metà della stessa stagione, fu lui stesso a richiedere Miss Farrar in sostituzione. Dalla biografia di Miss Farrar sappiamo che tutte le sue recite erano solitamente totalmente piene, ma a causa del cambio repentino il pubblico non era stato informato e la sala era piena solo a metà. La diva racconta che Toscanini, pronto ad iniziare la recita, alzando la bacchetta, le sorrise. E lei lo intese come un riconoscimento del suo status di star. Era lì ad esibirsi anche con la sala non piena e quindi potevano esistere anche le stelle sulla terra, non solo stelle nel cielo. Ricordo che si tratta della sua biografia e che comunque tra le due dive doveva esserci una certa rivalità, oltre al fatto che Miss Farrar doveva essere sicuramente felice di essere stata chiamata da Toscanini, che era stato precedentemente così duro con lei, vedendolo appunto come un cambio di posizione a suo favore. Il maestro iniziò effettivamente ad apprezzare la grande indipendenza e carattere della cantante, e la diva capì quanto avrebbe potuto imparare dal grande genio musicale del maestro. Vi fu un'apertura inaspettata ed amichevole da parte di entrambi, portando allo sviluppo di una relazione che divenne presto un segreto aperto. Segreto poiché il maestro era in realtà sposato con Carla De Martini ed aveva con lei 4 figli. C'è un aneddoto che risale proprio al periodo della loro relazione. Sembra infatti che Miss Farrar arrivò in ritardo ad una prova con il maestro, esordendo davanti a tutta l'orchestra con un «Scusami, Arturo!», a cui lui rispose con un severo «Arturo a letto, qui, maestro!». Il coinvolgimento di Toscanini con Miss Farrar durò per ben 7 anni. In questi anni la cantante trasse grande beneficio dallo studio con il maestro. Ne fu esempio il ruolo di Manon, che ristudiò con lui nel 1912, ruolo che da quel momento divenne uno dei suoi cavalli di battaglia più graditi al pubblico e critica, e che nei 13 anni successivi eseguì per ben 39 volte, spesso accanto ad Enrico Caruso. Il maestro la indirizzò inoltre al ruolo di Carmen per la stagione del 1914-1915.
fu un'intuizione particolarmente riuscita, in quanto lo osannarono soprattutto sul piano vocale, con dichiarazioni quali quella della Henderson, che sosteneva che vocalmente aveva cantato meglio di chiunque altro da Emma Calvé, un famoso soprano francese che l'aveva eseguita al Metropolitan nel 1893. Questo a significare che negli ultimi 20 anni non vi era stata interprete che potesse reggerne il paragone vocale. Più discussa fu invece la parte scenica. Toscanini e la Ferrar si esibirono molto assieme, in Butterfly, Carmen, Bohème, Tosca, Le donne curiose di Wolf Ferrari e anche la prima mondiale di Madame Sangin di Umberto Giordano. Nel 1915 la relazione tra i due però finì, a causa dell'ultimatum della Ferrar. Lei esigeva infatti che il maestro lasciasse moglie e figli per lei, richiesta che può sembrare plausibile data la durata del loro rapporto, ma Toscanini non si piegò all'ultimatum, poiché con ogni probabilità non aveva alcuna intenzione di lasciare la moglie. Toscanini ebbe infatti diverse amanti, ma il suo legame matrimoniale non andava messo in discussione. La relazione finì, ma rimase comunque un rapporto, diciamo, di cortesia, tant'è che dopo la separazione il maestro si recò una volta a cena dalla diva. Tutto fu preparato sontuosamente e per antipasto fu servito del caviale. Così il maestro, sfogandosi poi con un amico, disse: «Ho dormito con quella donna per 7 anni. Non pensi che si dovrebbe ricordare che odio il pesce?» Il maestro decise nel 1915 di abbandonare il Metropolitan e le motivazioni non sono assolutamente tutte riconducibili alla fine della relazione con Miss Ferrar. Di certo il pensiero di continuare ad incontrarsi in teatro o di avere la propria famiglia a New York esposta ad eventuali chiacchiericci non aiutò. Tuttavia c'era un altro motivo, per lui molto più importante, e fu il susseguirsi di diversi screzi dovuti a diversi punti di vista fra lui e Gatti Casazza. Gatti Casazza tentava continuamente di fare dei risparmi sulle messe in scena, ma per Toscanini questo era inconcepibile. Tutto doveva essere fatto per la miglior messa in scena possibile dell'opera. Ci fu un episodio, tra i tanti, durante una rappresentazione nel 1913 di Un ballo in maschera, dove Toscanini richiese la presenza di un'altra orchestra in palcoscenico per la scena finale del ballo. Gatti Casazza non voleva assolutamente altre spese per pagare altri orchestrali, e questo fece infuriare Toscanini. Iniziarono così a girare voci che il maestro aveva pensato di dimettersi a causa di queste limitazioni artistiche e finanziarie. In tutto questo va ricordato però che Gatti Casazza fu chiamato al Metropolitan proprio grazie al grande lavoro fatto al Teatro alla Scala, sul piano finanziario e della rapida ascesa della qualità degli spettacoli. Il Metropolitan, prima del suo arrivo, aveva infatti subito un periodo di decadimento sia artistico che finanziario, che invece sotto la sua guida divenne un lungo periodo stabile ed eccezionalmente produttivo. Toscanini non si piegava al lato economico, fondamentale invece per Gatti. Gatti non si piegava invece al lato della perfezione artistica, fondamentale per Toscanini. Il divario divenne insanabile. Da ricordare comunque il periodo storico in cui tutto questo avvenne. Infuriava infatti in Europa la Prima Guerra Mondiale, il che creava non poche difficoltà anche al teatro. Il maestro, stanco per tutte queste situazioni, decise così di cancellare alcune recite per ritornare in Italia anticipatamente e di rinunciare al suo incarico anche per gli anni successivi. Il suo ritorno anticipato fu in realtà per lui una gran fortuna, perché il ritorno previsto l'avrebbe portato al bordo del Lusitania, il transatlantico che fu affondato da un sottomarino tedesco proprio nel viaggio che avrebbe dovuto effettuare il maestro.
Gatti e Kahn, sostenitore economico del Metropolitan, tentarono di riportare negli Stati Uniti il maestro, ma inutilmente. Toscanini vi tornò solo quando la minaccia fascista della Seconda Guerra Mondiale gli rendeva difficile o impossibile esibirsi in Italia. Tuttavia, non diresse mai più un'opera al Metropolitan. Miss Ferrar non rimase comunque turbata molto a lungo dalla chiusura del rapporto, tant'è che solo pochi mesi dopo, nel febbraio del 1916, sposò l'attore Lew Teleghen, un matrimonio purtroppo non molto felice. Il marito si era dimostrato infatti un marito violento e che non gestiva molto bene né la carriera né le finanze della moglie. Così questo matrimonio non durò a lungo e a causa anche della scoperta di diversi tradimenti da parte del marito, nel 1923 Miss Ferrar ottenne il divorzio, ritrovandosi però rovinata finanziariamente. Miss Ferrar cantò il Metropolitan per 16 stagioni in 647 recite, in ben 34 ruoli in 29 opere diverse. Realizzò inoltre molte registrazioni fonografiche e si dedicò anche al cinema muto. Interpretò infatti ben 15 film tra il 1915 ed il 1920. Era molto amata, soprattutto dalle giovani, che erano state soprannominate le Jerry Flappers, ovvero il suo personale gruppo di ammiratrici, che la seguivano in tutto, come un'icona di stile. Sottoposta tuttavia a dei tour a ritmi serrati, iniziò ad accusare stanchezza vocale. Nel 1913 fu costretta ad un periodo di riposo a causa dello stress e nel 1919 subì un intervento alle corde che la costrinse a molti mesi di inattività. Diede il suo addio alle scene al Metropolitan, quarantenne, a causa dei ripetuti affaticamenti, con la rappresentazione di Zazà di Ruggero Leoncavallo, continuando però ad esibirsi in concerto fino al 1931. Grazie per aver seguito questo video. Se ti è piaciuto, lascia un like di supporto, condividilo ed iscriviti al canale per non perdere i prossimi.